Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio fare un video molto interessante secondo me, e ossia il video sui loop. Da un po' di tempo sto facendo molta attenzione nell'andare a cercare alcuni prodotti che possono appunto riprendere in più o meno tutto. Dal finish al colore alla tenuta, dei cosmetici o comunque altro genere molto economici, quindi dei dupe economici di cosmetici ad alto costo o comunque a costi più o meno elevati. E per adesso ne ho trovati 1, 2, 3, 4 e 5. Di cui di due però vi farò vedere la foto, vi metto la foto perché non sto trovando i prodotti originali, sarebbero due smaltini e non li sto trovando, non so che fine abbiano fatto, sono spariti dalla scatolina dove tengo gli smalti che preferisco. Allora inizierei subito proprio con gli smalti. E in particolare vi voglio parlare di tre smalti della Rimmel. In particolare sono questi tre, che tra l'altro se adesso mi sono accorta che alla Limoni stanno anche in offerta, tra l'altro, quindi se avete voglia stanno 2,90 euro. Se vi interessa, allora il primo è questo qui, che è quello della Rimmel, è il 310, si chiama Double Dicker Red ed è appunto questo rosso pieno, questo rosso valentino, possiamo dire così, ed è un dupe quasi totalmente perfetto. Di uno smalto che io amo tantissimo della Essie, questo qui, Fifth Avenue, e sono pressoché identici. Leggermente, leggermente, questo della Essie ha una punta di arancio in più, ma è qualcosa veramente di impercettibile una volta stesi, perché nella maggior parte dei casi, visti nelle boccettine, possono essere leggermente diversi, ma poi una volta stesi veramente sono uguali, ugualissimi. Quindi questi due. Un altro smalto, sempre della Rimmel, che è identico. Questo è veramente identico sia nella boccetta che steso. E questo qui è l'809 Darling You Are Fabulous, che è questo spettacoloso color oro. È un oro bellissimo ed è identico allo smalto della Essie, il Golden Nudges. Vi metto la foto qui adesso. Quindi è identico a questo smalto qui, veramente uguale, uguale, uguale. Un altro smalto della Rimmel, secondo me spettacolare, è il 500, il Caramel Cupcake, ed è questo spettacoloso color, non lo so, un nude rosato, veramente molto molto bello, molto delicato. E questo è identico a un altro smalto della Essie, vi metto qui la foto, che è lo Sheer Bliss ed è un altro smalto che io amo tantissimo, che però sono questi due che non sto trovando, non so che fine abbiano fatto, spero di non averli persi, ma sicuramente stanno in qualche borsa e non l'ho cercato bene. E sono appunto molto 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 uguali. Quello della Essie è leggermente leggermente più rosato, però veramente sono uguali, una volta stesi non si nota assolutamente. E infine due prodotti labbra che secondo me sono proprio la vera chicca. Parto da quale parto? Allora parto da quello della Yves Saint Laurent. Allora, queste qui sono le classiche tinte della Yves Saint Laurent, in particolare questa è la numero 10. Presumo sia la 10. Non c'è il nome. Ed è questo rosso,
un rosso abbastanza che vira un po' sul magenta, un rosso magenta, molto molto bello. E ho trovato in questi qui della Revlon, che sono il Color Stay Moisture Stain, un dupe spettacolare. La Revlon ha fatto diversi colori e ho notato, sbocciandoli anche in profumeria, che molti dei color stay della Revlon sono uguali alle tinte labbra della Yves Saint Laurent, proprio come colore. E anche questo qui è un bellissimo color rosso fucsia. Semplicemente questo qui ha un pelino di fucsia in più, ma veramente qualcosa di impercettibile. Come consistenza sono veramente uguali, cioè entrambi hanno questa consistenza tipo marmellata. Quando lo stendete sentite proprio molto, molto pastosi sono come rossetti. L'unica cosa è che ovviamente questi qui della Yves Saint Laurent durano un pelino di più rispetto a questi qui della Revlon. Questi qui della Yves Saint Laurent durano abbastanza, cioè se non mangi ti durano anche un'intera serata, o anche se bevacchi, se mangiucchi, rimangono bene sulle labbra, comunque vanno via lentamente lentamente e non creano quei brutti effetti magari che spariscono nel centro e rimangono soltanto al bordo, anche se è comunque un colore molto scuro. Questo qui della Revlon dura un pochino di più, scusate, dura un pochino di meno, però alla fine ha un prezzo, cioè, 3 volte meno di questo qui, quindi direi che ci può stare. E poi un altro dupe è del rossetto della Dior. Questi qui sono i Dior Addict Fluid Stick. Questo qui è l'872 Mona Lisette ed è questo bellissimo rosso magenta, sì, anche questo qui. E beh, il colore che a me piace tantissimo, rosso magenta, quindi è quello che uso di più. E questi tipi di rossetti sono appunto dei rossetti liquidi, anche questi qui con una consistenza molto marmellatosa, non so come dire, c'è proprio sanno di marmellata quando sentite la sulle fette biscottate, la stessa identica cosa. E hanno ovviamente una durata inferiore rispetto a quelli della Yves Saint Laurent perché non sono delle tinte labbra, però comunque danno quell'effetto rimpolpato proprio delle labbra, un effetto gloss, lucido, corposo, veramente fanno delle bellissime labbra. E questi qui che sono i rossetti della Maybelline New York, in particolare sono i Color Elixir, questo è il 505, però non fate caso al colore che ho preso perché questo qui è un rosso praticamente come rossetto, è proprio rosso rosso, però anche il rosso magenta che si avvicina a questo, però ho sbagliato, ho preso questo qui. Hanno la stessa identica consistenza, la stessa identica durata, sono veramente uguali. Questa volta sono veramente, veramente uguali a quelli della Dior. Cioè, anche il packaging è molto simile, se voi notate, è veramente similissimo. Questi sono proprio identici, 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 dalla durata ai colori, al finish, alla resa, sono veramente uguali. E niente, questi qui erano i miei dupe. Penso che sia un video molto interessante questo, io li cerco sempre perché è bello magari poter, diciamo, avere un prodotto low cost che assomigli tantissimo o delle volte sia proprio uguale a un prodotto high cost, perché ovviamente i prodotti high cost costano tanti soldini e non è che possiamo andare a comprare ovviamente tutto quello che vogliamo. E quindi è bello poter avere qualcosa di molto simile, però spendendo molto, molto, molto di meno. E niente.
niente, spero di esservi stata utile. Se avete qualche dupe da propormi o se volete che cerchi qualche dupe di qualche prodotto, scrivetemelo giù nei commenti. E niente, ciao!